5 giugno, Marsiglia. Anche per l'Italia scocca l'ora decisiva dell'ingresso in campo. Dei campioni del mondo del 34 sono rimasti solo Eraldo Monzeglio, Giovanni Ferrari e il capitano Giuseppe Meazza. Ma il gruppo è arricchito da altri giocatori di talento, dal portiere Olivieri al centravanti Silvio Piola. Il cammino degli azzurri comincia contro la Norvegia. Sulla carta è una partita facile. In effetti, gli avversari più ostici per la nazionale italiana si trovano tra il pubblico che assiste alla partita. Insieme ai francesi ci sono migliaia di fuoriusciti antifascisti che fischiano i giocatori italiani già prima dell'inizio della partita, quando fanno il saluto romano. E visto che i fischi non finiscono, Pozzo ordina alla squadra ferma sull'attenti al centro del campo di ripetere il saluto. Alla fine l'Italia riesce a vincere grazie ad un gol di Piola nei tempi supplementari. Superato il primo turno, ora nei quarti di finale c'è l'avversario più temibile, i padroni di casa della Francia. Si gioca il 12 giugno a Colombes, davanti a 60.000 spettatori. Gli azzurri, al posto della solita casacca, indossano una maglia nera. Les Italiens tout en noir se montrent supérieurs, ils attaquent. Tarace, il segretario generale del fascio, disse a Mussolini: vogliamo dare uno schiaffo ai francesi? Mussolini: certo, diamogli questo schiaffo. Ma cosa si intende uno schiaffo? Far giocare l'Italia con la maglia nera. Ah, che bella idea, disse Mussolini. Sentiamo un pochino Pozzo. Pozzo era molto restio a cambiare evidentemente dall'azzurro, per lui un emblema vero, autentico, di italianità. A Parigi pullulava di italiani, di trasfughi. Tra l'altro c'era anche il presidente Pertini, che era evidentemente, si trovava a Parigi in quel periodo. Il pubblico spinge i francesi, ma è l'Italia a segnare per prima. Subito dopo, però, la Francia pareggia. Nel secondo tempo il talento degli azzurri prende il sopravvento. Due gol di Piola eliminano la Francia e regalano alla squadra di Pozzo il passaggio alla semifinale. 16 giugno. Al Velodrome di Marsiglia, l'Italia si gioca il passaggio alla finale contro il Brasile, guidato dal tecnico Ademar Pimenta. Pimenta è così sicuro di vincere da tenere a riposo il suo miglior giocatore, il centravanti Leonidas, detto il diamante nero. Pimenta però sbaglia i suoi conti. L'Italia, con i gol di Colaussi e Meazza, sconfigge la nazionale verde-oro e si qualifica per la finale.